Rieccoci. Allora, questa è la mappa catastale di Formello, del territorio di Formello, che io ho utilizzato per, diciamo, come mappa rappresentativa della zona centrale dell'area interessata dai cunicoli etruschi del comune di Formello all'interno del parco di Veio. Allora, come vedete, qui c'è il comune di Formello. Eccolo là. E queste linee tratteggiate sono in color marrone che vedete poi, sono i cunicoli etruschi che ci sono nella zona centrale. La zona industriale è qua, in questa zona qua, fra il Prataccio e il Passo dello Scannato e le Macere, quella è la zona interessata, e la zona interessata alla espansione del progetto del polo multimediale europeo è questa qua, cioè questa proprio qua. Ecco, questa zona qui che è quella di proprietà del signor Guareschi. Come vedete, lì c'è la massima concentrazione di cunicoli etruschi. E questi cunicoli etruschi sono questi, adesso ve li faccio vedere. Ve li faccio vedere. Ecco, questo è un cunicolo etrusco che poi sbocca in una cascata alta circa 6 metri, 5-6 metri, in un ninfeo ed è una cosa bellissima. Tuttora mantenuta nonostante la... Eccolo qua. E quindi poi per entrare in quel diciamo acquedotto che si vede prima, che abbiamo visto prima, che è diciamo, sfocia poi in una cascata che si getta in quel ninfeo, c'è un cunicolo di ispezione che ogni circa 50 metri, 40-50 metri, gli etruschi facevano per asportare il materiale di estrazione o per ispezione poi per controllo e manutenzione successiva. E quindi ecco qui, questo è un cunicolo che si addentra ed arriva qua, ecco, questo è l'interno del cunicolo ed è uno, sono centinaia di questi cunicoli e questo è l'acquedotto dall'interno, cioè io qui sono dentro l'acquedotto interno e quello che si vede è il ponticello messo in sospeso sopra la cascata che abbiamo visto prima, quello che si vede qua giù in fondo, ecco quello là. E quindi è una cosa bellissima, non bella, bellissima, unica. Adesso vi faccio vedere quest'altra. Qui sopra alla testa, da dove ho preso l'altra foto precedente, alzando lo sguardo sul soffitto, si vede il camino. Questo è un lucernario, appunto, che gli Etruschi facevano per prendere aria, per prendere luce e per dare diciamo anche possibilità di estrarre l'acqua nei posti ovviamente dove non usciva a 40 metri come in questo caso però da sopra si prendeva poteva mettere una carucola e si prendeva con dei secchi l'acqua da sotto a 8-10 metri e qui ecco si vede una panoramica dello sfondo dell'apertura dove sfocia il torrentello che porta l'acqua e l'entrata che vi ho fatto vedere del cunicolo d'ingresso. E questa è la ramificazione invece delle strade etrusche, vabbè, non entriamo nel dettaglio. Questa comunque è la premessa.